Ieri pomeriggio, come ogni lunedì, a Uomini e Donne la settimana è ricominciata in compagnia del Trono Classico. Dopo la prima soporifera parte di stagione, l'arrivo di Lucas e soprattutto delle due nuove troniste, se non altro, ha ravvivato il clima. Rossella Intellecato e Ludovica Valli non sono state accolte benissimo dai fans del programma. La prima, dopo la poco fortunata esperienza al Grande Fratello, è stata accusata di essere venuta a Uomini e Donne solo per rifarsi l'immagine, mentre Ludovica, piccina e a tratti capricciosa, ce l'ha messa tutta per risultare antipatica. Rossella è stata pesantemente attaccata da Tina Cipollari, ma dopo aver clamorosamente ceduto di nervi e aver meditato di lasciare il programma, si è rimessa in pista e da qualche puntata a questa parte è passata al contrattacco. Rossella non sta risparmiando critiche alla sua giovane collega. Nel corso della puntata andata in onda ieri, ha accusato Ludovica Valli di posare seminuda su Instagram e di guadagnarci anche bei soldi, addirittura 10.000 euro al mese per posare col sedere di fuori, come l'ha accusata Rossella. Bordate che la giovane Ludovica non è riuscita a parare ed infatti la ragazza ha lasciato lo studio in lacrime. Neppure Tina, schierata dalla sua parte, ma soprattutto contro Rossella, è sembrata in grado di contenere la verve polemica dell'ex GFina in gran forma ieri. Gianni ha ammesso di essersi ricreduto su di lei e probabilmente anche buona parte del pubblico. Ora però Rossella non deve esagerare, la sua manifesta superiorità dialettica nei confronti di Ludovica sino a questo momento le ha dato ragione e le ha permesso di recuperare punti dopo un inizio incerto. Accanirsi sui più deboli tuttavia non fa onore a nessuno e alla fine potrebbe anche ritorcersi contro di lei.